vieni. Bus. Ehi, bravo. Ok. Bus. Bus. Zig. Asia, vieni. Pronto. Già, bus! Ehi! Ah! 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 Parturino. Vai! Hop! Porta! Hop! Aus! Hop! Porta! Hop! Pronto! Aus! Vai! Porta! Hop! Porta! Aus! Vaya. L'addestramento mira soprattutto ad avere un feeling con cane, cioè avere un cane educato. Innanzitutto è un cane molto educato anche con altri cani, anche con le persone. Il cane deve essere educato. Educato vuol dire pazienza, avere rispetto soprattutto per il cane, che il cane abbia rispetto anche dell'uomo. Se c'è reciproco rispetto, son due cose in una sola, e noi qua in questo campo puntiamo soprattutto per l'ubbidienza del cane, non fare chissà chi, ma aver lì un cane educato. Diamo delle dritte all'uomo, al conduttore in questo caso, come si deve comportare, come si deve accudire il cane e come bisogna anche parlarci al cane, perché non è sufficiente dar da mangiare al cane, bisogna anche parlargli. Senz'altro, perché io ho notato che quando sono venuto in questo campo anche il mio rapporto con il cane sostanzialmente è cambiato, perché mentre prima il cane veniva trattato da cucciolo, quindi da bambino piccolo,
adesso comincia a essere trattata da cane adulto e quindi essere soggetto a delle regole da rispettare. E lui pian pianino vedo che comincia a essere più ligio alle regole. Tranquillo. No, no, no. Okay, torna. Torna. No. Alto. Alto. Cane a terra. Terra. Sì, molto di più. Nel senso che prima gli lasciavo fare tutto, poi arrivavo ad arrabbiarmi quando il cane arrivava a permettersi troppe libertà, mentre adesso gli do uno stop prima, quindi mi arrabbio meno anch'io e siamo più sereni tutti e due. Secondo me si è arricchito molto perché gli ordini sono chiari, anche io ho imparato a essere più chiara, più decisa. E sicuramente è servito anche per il mio carattere. Perché dove prima tentennavo il cane magari approfittava, adesso sono chiara, lui sa dove può arrivare, sa dove non può. E quindi direi che è un rapporto molto più sereno. Il rapporto con il mio cane, che è sempre stato difficile dall'inizio, si è intensificato. Cioè, secondo me siamo molto più uniti adesso. Torna! 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 Terra! Ma innanzitutto bisogna avere un buon rapporto col proprio cane. Viverci insieme tutto il giorno, se possibile, più momenti del giorno. Perché è impensabile tenere un cane alla catena e poi venire qui magari il sabato e restaurare un buon rapporto. Per quanto riguarda l'addestramento, bisogna giocarci col cane, incominciare sin da cucciolo, giocarci. Fare dei richiami, dargli la ricompensa col boccone o con la pallina. Questa fase è molto importante perché se uno incomincia da cucciolo, più va avanti anche il cane cresce, un po' cresce anche il padrone, perché la difficoltà in genere che ci capita a noi qui quando vengono non è in quanto educare il cane, ma quanto educare il padrone, perché ci capitano persone che proprio sanno poco o poco niente del cane, non è che noi sappiamo chissà che cosa. Però insomma un po' di esperienza ce l'abbiamo e quindi riusciamo a indirizzarli su certe cose che riescono poi a gestire meglio il cane, sia a casa sia fuori. L'addestramento è per migliorare il rapporto col proprio cane e ti rende la vita molto più bella col tuo cane, insomma, perché ci sono persone che fanno col proprio cane, fanno purtroppo fanno una vitaccia perché non riescono a gestirlo. Poi con certi cani, insomma, non è semplice. Se hai un cane con un temperamento forte, non quanto una razza o l'altra, ci sono cani che hanno un temperamento molto forte, quindi se non ce l'hai un po' in mano da quel punto di vista lì, non è che sia una cosa semplice, insomma. Il primo obiettivo è quello di divertirsi col proprio cane. L'impegno c'è perché se uno pensa di venire un paio di volte e andare col cane già che faccia chissà che cosa, quindi è anche un impegno, però deve essere soprattutto un divertimento ed è un divertimento. Poi anche tra di noi c'è amicizia, insomma ci si conosce, si conosce gente, si sta lì insieme, si parla dei propri problemi dei cani, si passa un pomeriggio all'aria aperta, ci si diverte coi cani, è una buona cosa insomma. La scusa del cane che inizialmente è quello che ci porta a farci conoscere, la passione per il cane e l'amore che hai per il tuo cane, perché quelli che vengono tutti, cioè, vengono per imparare qualcosa e amano il proprio cane.